Gigi Piola o Ruben? Sinceramente non so chi sia meglio dei due, comunque diciamo che nella vita reale io faccio il regista, in questo film, progetto, faccio la parte di Ruben. Quando me l'ha proposta Giovanni, insomma, era partita come una cortesia, un aiuto per realizzare questo progetto, invece poi piano piano è diventato un ruolo serio, al quale devo dire, essendo abituato a stare dall'altra parte della macchina da presa, adesso dovendo stare davanti, è un bel mettersi in discussione, e soprattutto con un ruolo così che io spero di essere all'altezza di interpretare. La bellezza di Ruben, quello che mi ha affascinato è che nella sua innocenza lui vede tutto subito. E per quanto lui abbia amici immaginari, non è mai, diciamo, in questo mondo, è sempre altrove. Però cavolo, questa roba qua lui la vede e subito all'inizio del film dà addirittura delle imbecille all'attore principale, perché cioè, perché non dovrei vederlo? È qua, bambina qua, si vede. E quindi mi è piaciuto il lato infantile del personaggio, forse perché corrisponde anche molto al mio lato infantile nella realtà. Dall'altra parte, quello che mi è piaciuto di Ruben è che, nonostante i problemi e le problematiche che hanno questo tipo di amici, di persone, è un amico. E a me il ruolo dell'amico mi piace. È una cosa nella quale credo molto. Viviamo in una città dove i senza tetto fanno parte del nostro percorso quotidiano, percorso cittadino. Magari noi siamo usciti da un aperitivo, ma tornando a casa vediamo queste persone qua, che io non sto a giudicare se abbiano deciso di fare questa vita, ma non è una vita facile. Non è una vita facile, e all'interno di questa vita ci sono delle regole che non sono quelle della nostra vita, sono altre cose. A me è piaciuto il modo in cui Giovanni ha cercato di vedere questa parte di vita che sembra che ci faccia da contorno, ma in realtà probabilmente è qualcosa di più di un contorno. Parlare del il modo in cui Giovanni mi ha tirato dentro mi viene da ridere, perché dovrei parlare di 25 anni di amicizia, per cui ormai ci sono delle cose dove dai per assunto che se il tuo amico ti dice fai questa roba per me, la risposta è sì, punto. Poi sul come ci si lavora, però se mi ha chiesto questa roba qua era perché ovviamente credeva che io potessi dargli una mano. Poi da lì è nato il resto. Il messaggio che vorrei che passasse dal ruolo che sto facendo è il cercare di condividere tutto, e cerchiamo di aprire gli occhi, perché quello che vedo io lo vedi tu, lo vede lui. Io vorrei che il mio personaggio invece facesse passare un'apertura a questo mondo che non è per niente sotterraneo, che lì ce l'abbiamo davanti, per cui magari prossima volta fermati, chiedi, parlagli un attimo. Spero che col crowdfunding sia facile per Giovanni realizzare questo progetto senza avere pressioni produttive. La serie ha avuto un'idea, è stata scritta una bella storia, facciamola, punto.